Bella a tutti ragazzi, siamo i Pirla SV. Oggi super competizione di livello altissimo tra youtuber con in palio 500 euro e si intascherà il vincitore di questa sfida, che sarà uno soltanto. Il mezzo di oggi per ottenere questo premio sarà l'ABC del calcio, i palleggi. Ed è per questo motivo che per rendere il video di alto livello abbiamo chiamato i campioni italiani di calcio freestyle. I footwork, pallone d'oro. Se volete altre sfide di alto livello sul canale dovete iscrivervi ragazzi, perché le continueremo a fare solo se ve le meritate, solo se schiacciate il pulsante giusto. Ragazzi, appena l'arbitro fischierà dovrete iniziare a palleggiare. Se il vostro pallone toccherà terra sarete eliminati e l'ultimo che fa cadere il pallone vince 500 euro, uno dei premi più alti mai offerti nella storia di Pirla SV. Prima di cominciare però facciamo entrare un ultimo avversario che è un po' in ritardo, ma lui sì che vi darà filo da torcere. Basta contare fino a 3, 2, 1, wow! Thomas Müller ragazzi, sono io. Ma è italiano alla fine. Ebbene ragazzi, i nostri giocatori sono pronti con i palloni targati footwork. Direi di partire. Al mio 3, 2, 1, let's go! Oh, attenzione! Alfodocco, il Messi graniainese, riesce a mantenere il controllo. No! Attenzione, Alfodocco fa cadere la palla ed è fuori. Purtroppo, ahimè, sei stato il primo a essere eliminato. Cosa è successo? Come mai? I primi saranno gli ultimi. I primi saranno gli ultimi? Quindi la prossima volta vincerò. Va bene, va bene. Fuori uno, rimangono sei concorrenti. Vediamo l'ultimo che rimarrà e si porterà a casa questi fantastici, favolosi 500 euro. Ebbene ragazzi, direi che è ora di aumentare leggermente la difficoltà. Prima difficoltà, dovrete fare due palleggi con le ginocchia e via! Wow! Non male, non male. Ottimo controllo ragazzi, ottimo controllo. Bene ragazzi, direi che è ora di aumentare di nuovo la difficoltà. Questa difficoltà si chiama Battle Royale. Dovete disturbare il vostro avversario per fargli cadere la palla. Al mio 3, 2, 1, go! Arrivo Pierre! Vai via, state lontano! Attenzione, attenzione! Attenzione, Gabri fuori! Gabri fuori! Vabbè, dai, sarà per la prossima. Bene ragazzi, sono rimasti in 5 concorrenti. Let's go! Let's go. Ok ragazzi, è ora di aumentare ancora di più la difficoltà. Dovete fare 5 palleggi con il vostro piede debole. Al mio 3, 2, 1, go! Samuel perde clamorosamente il controllo. In teoria cioè dovresti essere abituato a palleggiare essendo calciatore dell'MSP. Ormai sono passati 20 minuti e il mio piede sinistro era già da un po' che mi diceva Giacomo Giacomo e non ce l'ho fatta. Samuel è fuori. Alla prossima. Ebbene adesso rimangono i 4. Ai ai ai. Al mio 3, 2, continuate a palleggiare. Prossima difficoltà ragazzi, adesso dovete fare un palleggio, fare una giravolta su voi stessi e riprendere il controllo palla. Via! Mamma mia! Bellissimo! E andiamo con la prossima difficoltà ragazzi, adesso dovete farvi un giro del mondo e riprendere a palleggiare. Al mio 3, 2, 1, go! Però devo dire che non mi aspettavo che avresti resistito a palleggiare per così lungo tempo. Credo che non se l'aspettasse nessuno da casa, ma eccomi qua ragazzi. Il riscaldamento del video è finito, direi che possiamo iniziare con la parte seria. Serio? Perché rimangono 3 campioni italiani di calcio freestyle, i Footwork Italia ragazzi. Per 500 euro rimangono in 3, vediamo tra Gunther, Nicolas e Harry chi si riporterà a casa. Continuate a palleggiare raga, perché adesso arriveranno difficoltà anche da parte mia e io non sarò buono come Isaac. E allora Isaac, prossima difficoltà,
Ho pensato a una difficoltà molto originale in questi due minuti. Al mio via dovrà venire uno scambio pallone, quindi voi dovrete passare la palla in avanti al vostro compagno, che dovrà riprendere a palleggiare col nuovo pallone. E allora 3, 2, 1, via allo scambio. Ok, riuscita alla perfezione, siete tutti vivi. E allora gli aiutanti possono uscire. Quindi da tre giorni che stanno palleggiando, siamo al giorno 5 di questa sfida. Sarà difficile fargliela cadere, ma noi troveremo il modo. Assolutamente, dobbiamo, perché questi soldi qualcuno dovrà portarselo a casa. Dovrà essere una sola persona. Prima ho fatto un giro del mondo. Dobbiamo aumentare i giri qua. Doppio giro del mondo, perché mi hanno stufato, qualcuno deve perdere. Se sbagliate siete fuori, non avremo alcuna pietà. 3, 2, 1, via, quando volete. Vediamo chi sarà il primo coraggioso. Gunther c'è, Nicolas c'è, Harry c'è. Porca vita. Ma come cazzo? Ma ragazzi, 8 giri del mondo. 3, 2, 3. Allora Isaac, mi serve una difficoltà creativa. Ne ho io. Secondo me hanno un po' caldo dopo tutte queste ore di palleggio. Sono sudati. Io gli farei togliere la maglia mentre palleggia. Bella questa. Vi dovete togliere la maglia mentre palleggiate, ovviamente senza far cadere il pallone, ragazzi. Via, quando volete. Questa è interessante, ragazzi. Vediamo come va a finire. Tosta. Guardate le tecniche che stanno adottando. Nicolas è quello più avanti di tutti. Che fisicaccio, mamma mia. Mamma mia. Vedi che petto, Nicolas. Ok, ok, tenete la maglia in mano, ragazzi. Anzi, no, vabbè, così. Commentate qui sotto chi è il fisico migliore. Le temperature si sono un pochino abbassate, quindi è bene rimettersi la maglia. Certo, che famo. Però la palla non deve cadere. No, la regola è solo una. No, non deve cadere. Non deve cadere. Allora, ragazzi, via, dovete rimettervi la maglia, ma il pallone non deve toccare il suolo. Prego. No, puoi, non deve cadere. È l'ultimo che fa cadere il pallone, non l'ultimo che smette di palleggiare, eh. Quindi si può, ragazzi, si può. Però non è mica comodo, adesso come fai col pallone? Attenzione, Nicolas! Occhio però. Gunther ce la fa, Harry ce la fa. E allora, salutiamo Nicolas. Ragazzi, è stato un piacere. E che vinca il migliore. E allora, siamo qui con i due finalisti, i due padri fondatori di Futurk Italia, no? I'm sexy and I know it. Abbiamo Gunther e Harry. Mi è venuto in mente una difficoltà fighissima, perché ragazzi, io sono un creativo oltre che un cretino. Avete una porta dietro di voi. Voi dovete riuscire a beccare la traversa e a riprendere a palleggiare. Non vi liberate di questa cosa finché non toccate la traversa, ragazzi. Let's go. Vediamo quale tattica adotteranno. Uno solo dei due. Gunther l'ha presa. Harry ancora no. Attenzione, ancora no. Harry l'ha presa! Mamma mia, ma che livello qui! Quasi quasi gli farei togliere i pantaloncini, ma sono buono. Però ragazzi, vi dovete togliere una scarpa! Let's go! Attenzione! E dovete continuare a palleggiare con una scarpa, sì o una no? Harry deve slacciarsi le scarpe prima però, ok? Sembra impossibile trovare un modo per fermarvi, per cui chiamo Nicolas, che lui calcio freestyle come voi, quindi chi meglio di lui può capire come fregarvi. Prego. Ragazzi, questo è un classico che comporta l'utilizzo della traversa. I ragazzi dovranno appendersi e fare 10 palleggi. Cioè, mentre stanno appesi? Delle scimmie, andate ragazzi, quando volete. Attenzione, perché la porta è da 11, eh? Bella alta. Bisogna essere all'altezza per questa sfida. Ok? Si aggrappano 10 palleggi, raga. 2, 3, 4, 5. Mamma mia! Adesso no, Gunther, tornate su. I 10 palleggi. Oh! Fermi tutti, non saprete mai cosa volevo dire. Harry inaspettatamente esce. E Gunther è l'ultimo che fa cadere il pallone. You win. Meno male, perché io avevo paura di arrivare fino a stanotte. Ma ce l'abbiamo fatta. Gunther, li puoi vedere solo nei video, 500 euro, dai. Allora, speriamo questo, grazie Samu. Facciamo festa, ragazzi, in realtà noi li utilizzeremo stasera per mangiare tutti insieme. Dove andiamo? Sushi. Sushi? Andiamo! Vai, dai!
Ringraziamo i footwork e ringraziamo i loro palloni. Posso cambiare idea e investirmi 500 euro nei palloni di footwork? Per noi? Puoi farlo. Dai, vai, rivestiamo, rivestiamo. Grazie. Nel loro sito il codice PIRLASVU, se li volete comprare, ragazzi, acquistare. Link in descrizione. Se volete il codice PIRLASVU, non vi potete sbagliare. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Un milione su YouTube, già lo sai. Se sei con noi metti il pollice su. Siamo i PIRLASVU, siamo i PIRLASVU. Un milione su YouTube, siamo i PIRLASVU.